Benvenuti, undicesima puntata di Orgoglio Galatta, di una settimana in cui è davvero successo di tutto. Ci avevamo lasciati il lunedì dopo la sconfitta tutto sommato dignitosa contro la Roma, poi martedì c'è stata la polemica di Mihajlovic in conferenza perché aveva confessato di non conoscere Anna Frank, mercoledì la sconfitta direi indegna con la Fiorentina, col presidente Kari infuriato, giovedì che sembrava il giorno dell'addio di Sinisa Mihajlovic con l'avvento di Mazzarri sulla panchina del Toro, poi c'è stato un dietro front e poi le cose non un po' aggiustate nel weekend con le sconfitte di Atalanta, Milan, Chievo, Bologna e Fiorentina, la vittoria del Toro sul Cagliari, il ritorno di Belotti, il ritorno al modulo con tre centrocampisti e tre attaccanti, il ritorno soprattutto alla vittoria e il Toro è tornato anche in zona Europa League al settimo posto, ma ne parleremo stasera, la panchina di Mihajlovic non è ancora saldissima, insomma comunque il campionato del Torino si pronuncia tormentato anche per un calendario non facile, tantissimi temi che incominciamo ad affrontare salutando la bellissima Emilia. Ciao Emilia. Ciao Ale, buonasera a tutti. Siamo molto polemica, ma mi ha detto sempre l'ex presidente predecessore di Urbano Caio, l'avvocato Maengo. Buonasera a tutti. Questa settimana abbiamo sostituito Ivana Crocifisso col vice direttore Andrea Piva. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. Poi sarà tu che hai scatenato il casus belli del secolo con la domanda a Mihajlovic su Anna Frank. Sì. Chissà che casus belli scatenerà stasera Massimo De Marzi, giornalista di oggi. Buonasera a tutti. Poi salutiamo e ringraziamo gli amici del Toro Club Mamma Caio di Alessandria, che sono Alessandria appunto. Sono in seconda fila con Fabio Zanco, Agostino, parliamo dopo con loro e in terza fila ringraziamo anche per i regali concessi in difesa ieri sera gli amici del Cagliari Club di Rivoli, uno dei club più attivi in Piemonte. Complimenti per la vostra attività, parliamo con voi anche della partita. Ne parliamo anche con la Cleria che salutiamo elegantissima. I contatti per chiamarci, chiamate allo 011 248 9697, per scriverci all'email orgogliogranata@gerepi.it oppure sulla nostra pagina Facebook di Orgoglio Granata. Allora vediamo cosa funziona, cosa ha funzionato del Toro legato alla partita di ieri, ovviamente la vittoria e il settimo posto su tutti, tra le cose insomma positive, beh, ovviamente anche il rientro di Belotti, di Obi, di Ansaldi, di Acqua, cioè gli infortunati, ritorno appunto al modulo dell'anno scorso, il settimo posto, figlio dicevamo anche dei passi falsi avversari e il profilarsi una settimana più tranquilla rispetto a quella che abbiamo raccontato. Che insomma speriamo poi magari succede qualcos'altro, ma teoricamente una settimana più tranquilla, però non è stata una partita in cui sono emerse solo cose positive, anche alcune perplessità, il cosiddetto non funziona, delle cose non hanno funzionato a parte la difesa che ha subito gol per l'ottava partita di fila da Benevento che la porta di Sigur non rimane inviolata. Poi ci sono ovviamente le bocciature di Sadik e Niang tra le cose che non funzionano, gli attriti tecnici, in realtà ci riferiamo a una presunta, poi la analizzeremo, leggera distonia di pensiero tra Petrachi e Mihajlovic, mi sembra sia marzo giovedì con le dichiarazioni di Coverciano di Petrachi, ma poi la affrontiamo. È un calendario ovviamente difficile. Avvocato, inizio da te, ti chiedo insomma se condividi il cosa funziona e il cosa non funziona o se vuoi aggiungere altre cose. No, effettivamente le cose che funzionano e non funzionano sono quelle. Ne vorrei dare una spiegazione però non in negativo. Cioè, noi oggi siamo settimi, pari col Milan e la Fiorentina. Il gruppo delle settime. Pari con Milan, Fiorentina. Sì, ma comunque siamo tutti lì, in tre punti ci siamo. Il nostro campionato, perché quest'anno ci sono tre campionati, c'è un campionato sopra che è stratosferico per noi. Le prime cinque. Sì, che è stratosferico per noi, poi c'è un campionato di come noi, dove dentro c'è il Milan, la Fiorentina, la Sampdoria, l'Atalanta, il Bologna e noi. Poi c'è un campionato sotto, che è quello che più o meno finisce con l'Udinese, che è una cosa imbarazzante, a dir poco imbarazzante. Quindi le sconfitte, cioè ecco, tu prima, il campionato di mezzo. Ecco, il campionato di mezzo. Tu prima hai detto grazie alle cadute del pareggio del sconfitte di Milan, Chievo, Atalanta, Bologna, Fiorentina. No, pareggio del Milan, sconfitta dell'Atalanta e via dicendo. No, non è grazie a, è che queste sconfitte
questi pareggi in casa, magari, sono la normalità per il gruppo che gioca in questo secondo campionato, e quindi non è da mettersi il cappuccio in testa quando lo facciamo noi col Verona, perché vedrete che di qui a fine campionato di risultati quindi il top può lottare per l'Europa League fino in fondo, ma siamo uguali agli altri, siamo probabilmente imbarazzanti sotto il profilo assoluto del calcio, cioè è assurdo che il campionato italiano registri squadre così di così poco contenuto, ma dal sesto all'undicesimo posto siamo uguali al Milan, alla Fiorentina. Un conto è il sesto settimo che vale l'Europa League, un conto ottavo che infatti si è ci giochiamo mondo. Un campionato per due posti in sei squadre, quindi cioè, l'avvocato continua a pensare, Massimo, che Milan subito. È nel gruppo, vengo subito Massimo, sì, no, andiamo poi andiamo con noi. Andrea, ti chiedo anche a te, anzi ti chiedo se vuoi analizzare le dichiarazioni del presidente a fine partita, perché il presidente ha parlato a fine partita, insomma ha detto, ovviamente ha fatto il suo dovere di presidente, ha detto una cosa che ovviamente sappiamo tutti, non ho mai pensato alle zone di Sinisa, ovviamente mente sapendo di mentire, ma dovendo mentire, cioè mente fa il presidente, è giusto che dica così, ma ovviamente giovedì è stato veramente appeso a un filo la panchina di Mihajlovic. Il braccio a fine partita si è abbracciato con Mihajlovic, che stima dal punto di vista umano, apprezza molto la grande sincerità di Mihajlovic, uno che dice sempre le cose in faccia, anche se poi gli ha fatto spendere 15 milioni per Niang. La coesione al gruppo con Sinisa vista alla fine, ha sostenuto insomma che il gruppo, in realtà sui gol no, perché sui gol, sul primo gol è andato solo Gliaccio ad abbracciarlo, sul secondo gol nessuno è andato da Mihajlovic, poi sono stati intorno a lui alla fine. E poi ha detto con Calvarese la vittoria vale doppio, per chi non si ricordasse Calvarese, diciamo un episodio su tutti, Padova, il blackout di Padova e tutto passivo. Quello che è conseguito. Sì, è e anche ieri, insomma, è mancata forse la posizione di Joao Pedro, poi gli amici del Cagliari mi dicono una serie di cose non sono piaciute, il penalty sugli Aiz, insomma. Condividi cosa ha detto il presidente? E sì. Quello su Mihajlovic è ovvio, è una bugia fin di bene, diciamo. Certo. Kai ha voluto dare un po' di serenità dopo questa settimana che è stata molto difficile per il Toro, ma molto difficile soprattutto per Mihajlovic, perché dopo la partita di giovedì a Firenze il destino di Mihajlovic... Ecco, cos'è che ha salvato Mihajlovic? Cioè, Mazzarri che ha chiesto 5 milioni o il fatto di che ci fosse la partita già domenica? Ha salvato Fiorentina-Torino è stata di mercoledì e tre giorni dopo c'era un'altra partita. Fosse stata la pausa, non sarebbe stato... Se fosse stata la pausa sarebbe stato magari più complicato vederlo ancora sulla panchina del Torino. Invece fortunatamente per lui ha avuto tre giorni dopo la possibilità di scattarsi ed è riuscito a farlo vincendo contro il Cagliari ieri e per il momento ha salvato la sua panchina. Massimo, condividi, è però una panchina minata quella di Mihajlovic, cioè nel senso il prossimo batosta è legato solo ai risultati. È legato ai risultati perché è chiaro che adesso è giusto che Cairo dica quello che ha detto alla fine della partita, no? Veda il bicchiere mezzo pieno, faccia un inno anche all'ottimismo, tutto è bene quel che finisce bene. Già se ieri Cagliari avesse pareggiato, non so quante di quelle dichiarazioni avremmo sentito, compreso l'abbraccio a uso e consumo delle telecamere negli spogliatoi, ci sta assolutamente, però sai, domenica giochi con l'Inter e se va secondo pronostico, non dico che siamo di nuovo punti a capo, dopo la sosta ti rigiochi la panchina contro il Chievo, perché se poi non batti allora, il Chievo, diciamo che se il Toro ritorniamo fa... di nuovo a punti a capo. Allora, cioè, possiamo dire, sintetizziamo, se il Toro fa una partita discreta, cioè se fa un buon risultato o se perde dignitosamente è un conto, se perde 4-0... è certo che siamo di nuovo punti a e capo. E i presupposti ci sono, perché... Alessandro, cioè, la classifica, ricordava bene l'avvocato, è molto corta. Però dal punto di vista del gioco, il Toro gioca veramente male. Sì, sì. Cioè ieri fino al quarto d'ora del secondo tempo la squadra non ha fatto meglio, era il Cagliari che non è che sprizzasse tutta questa salute. Poi l'ingresso di Obi, ci sono stati momenti anche interessanti, però finora in queste 11 partite quante volte ci siamo divertiti? Poi parliamo del modo. Dai. Emilia, dai. Tu giovedì sopra certa che avresti esonerato Mihajlovic. Ma io già prima. Sì. Io assolutamente, io non cambio idea. Cos'è che non ti piace di Mihajlovic? Il gioco non c'è. Ieri è vero, abbiamo vinto, per carità, io sono felice quando il Toro vince, non posso che essere felice, però non mi entusiasmo tanto. Va bene l'entusiasmo, fa bene quel che volete, però abbiamo vinto contro il Cagliari pur soffrendo, non abbiamo vinto 6-0, 2-1 in rimonta, quindi io non sono assolutamente così tranquilla, per me la crisi non è finita. È finita. Ne parliamo poi con gli altri ospiti, affronteremo però noi anche... non abbiamo Insigne, noi abbiamo gli altri.
cioè, però ecco il concetto avvocato, poi in pausa, che Tamiani c'è meglio Belotti tra virgolette zoppo, cioè col ginocchio fasciato al 30% che Sadik e Niang Sani. Belotti è l'unico giocatore di un livello alto che abbiamo, gli altri sono una mediocrità assoluta, ed è vero che giochiamo male, ma guardate come gioca il Bologna, guardate come gioca il Milan, non è diverso da noi, infatti anche il Milan è un'altra squadra che ha un allenatore. Mi fa il picenni Clelia come al solito. Sì, ci dobbiamo fermare un attimo di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo. Seconda parte di Orgoglio Granata, oggi il Toro dunque è nel gruppo delle settime in piena corsa Europa League, ma ripetiamo, giovedì scorso dopo la sfida di Firenze il Torino si è rimasto ad allenarsi a Coverciano e al canale tematico si è data l'esternazione pesante di Petrachi, che oltretutto sembrava praticamente in simultanea col presunto momento dell'esonero che poi non c'è stato di Mihajlovic. Petrachi praticamente ha detto che si stanno verificando tutti i suoi peggiori timori, è sembrato quasi, e lo chiedo ad Andrea Piva, uno scaricabarile confronti di Mihajlovic, no? Cioè è sembrato un po' un congedo da Mihajlovic, tu come l'hai interpretato? Sì, perché come se avessi detto, io l'avevo detto che facendo così le cose non sarebbero andate. E invece c'è stata la conferma, però è un Petrachi sicuramente contrariato. Con Mihajlovic si era confrontato anche Gianfranchi subito dopo la partita contro la Fiorentina, si sono riparlati il giorno dopo a Coverciano. Ecco, ma quando Mihajlovic dice a Firenze, vabbè, da domani se cerco di cambiare solo il tempo faccio a modo mio. Petrachi che dice tutti i miei timori si stanno rivelando fondati. Cioè, vuol dire che non c'è totale sintonia tra i due. No, ecco, infatti quello che è stato fatto, diciamo, dopo è stato una modo loro piuttosto che a modo mio di Mihajlovic. Poi l'ha spiegato anche in conferenza stampa sabato Mihajlovic, che quel ora facciamo a modo mio intendeva che ora torniamo a puntare su ciò che avevamo fatto l'anno scorso, a ricostruire quello spirito che quest'anno anche è mancato. Avvocato, tu come vivi tu da ex presidente questa situazione, ecco, tra Petrachi e Mihajlovic? Non sembra c'è totale armonia, ecco, no, allora, voglio dire che non siamo, allora, ma non c'è totale armonia. Non do questa lettura così critica. Allora, il Torino è una società estremamente semplice e con pochissimi ruoli, cioè c'è l'allenatore, sì, c'è Petrachi, snella, diciamo, e c'è il presidente, diciamo semplice, no? Non è una società complessa, quindi in tutte le realtà semplici dove le figure sono pochissime è abbastanza normale che ci siano dei contrasti tra le figure, qualche sconfinamento che derivano dagli sconfinamenti quando le cose non vanno bene. Non è la Juve che ha una società con 35 soggetti e via dicendo, qui i soggetti sono due, le cose non vanno bene. È umano che ci sia un po' di questo. Cioè, di sconfinamento vuol dire che magari Mihajlovic, interpreto la domanda, sì, Mihajlovic vuole decidere alcuni acquisti, sì, neanche su tutti, e quindi insomma va un po'. Mihajlovic vuole decidere. Confina un po' nelle scelte di Petrachi. L'altro non boccia tipo Wenger, che è una scelta di l'altro probabilmente Petrachi. Invade un po' lo spogliatoio. Cioè, ecco. Ma è normale, quando le cose vanno bene, poi questi passaggi della frontiera vengono accettate, quando le cose vanno male, se uno passa la frontiera è un clandestino, cioè, e quindi Massimo, è questo. Poi finisco solo dicendo, e poi caratterialmente Petrachi e Sinisa sono due persone molto diverse tra loro, quindi ecco perché ovviamente Massimo, tra Petrachi e Ventura c'è un rapporto quasi simbiotico. L'ha scelto proprio lui. Mihajlovic credo che l'abbia scelto anche Petrachi. Però appunto, l'idea è stata del presidente Cairo, che in qualche modo è stata poi avvallata da Petrachi, ma l'idea Mihajlovic nasce solamente da Urbano Cairo, mentre sappiamo tutti che Ventura avrebbe dovuto arrivare al Toro già nell'estate del 2010, dopo la prima stagione in B conclusa con la mancata promozione. Quando andò via con l'Antuono, Petrachi avrebbe voluto portare Ventura, i due avevano già lavorato insieme a Pisa, andavano d'amore d'accordo, invece Cairo in quel momento più che un allenatore esperto voleva un giovane,
pensò che l'Erda potesse essere la soluzione buona, e l'anno dopo Petrachi tornò alla carica ed ebbe partita vinta nel convincerlo a prendere la vettura. Allora, vediamo, ho fatto anche una grafica, le colpe diciamo tecniche di Sinisa e di Petrachi, perché è un po' una, appunto c'è questa piccola distonia tra i due. Allora, per le colpe di Miao possono essere aver insistito per Miao pagando tra l'altro 15 milioni, un modulo che fino a ieri era gli ACI dipendente, cioè il modulo era cambiato il 4-3 dell'anno scorso per valorizzare meglio le caratteristiche di ACI a scapito magari di altri giocatori. Un certo integralismo tattico anche qui fino a ieri, perché poi in realtà ieri è tornato suggerimento. È tornato al 4-3-3, troppi giocatori bocciati, pensiamo a Bonifazi, ma anche Maxi Lopez, anche Gustafsson, Bogé, Berenguer, ecco, Berenguer però l'ha scelto più Petrachi, comunque, e poi accettare Sadik, secondo me Mialo poteva dire Sadik va bene, dobbiamo per fare la primavera, dobbiamo fare, no, però serve qualcun altro, insomma Sadik non basta. E poi ecco, ha palesato non l'ultima settimana, ma troppo nervosismo, troppa litigiosità, questi sono possono i limiti. Poi, vediamo quelli di Petrachi, un po' le colpe del direttore sportivo, che di cui se solito parliamo bene, ma ci ha un po' stupito giovedì. Beh, all'inizio prende Sadik, che penso sia stata un'operazione firmata più per Petrachi che Mihajlovic. Credo anch'io. Credo, magari c'era da fare qualche cambiare qualche favore alla Roma, ma poi ecco che magari tende. Allora, è il dito sportivo Petrachi, però fa facente funzione di direttore generale, anche questo forse è un piccolo. È molto, un po' il Moggi, è molto male, e non solo, anche il presidente. Squadra. C'è questa distonia società semplice, tecnica, questo, diciamo, con Mihajlovic in alcune scelte. Alla fine, se guardiamo ad esempio, viene in mente la Sampdoria, non sono arrivati tantissimi talenti negli ultimi tempi. La squadra manca dei ricambi, e poi, ecco, quello che accuso io, una scarsa comunicazione di Petrachi, che parla ultimamente solo col canale tematico, si fa fare le domande che vuole. Una volta, quando presentava i giocatori, Andrea, Petrachi poi si va a parlare, questo non accade più, quest'anno non è accaduto, no? L'ultima volta che è accaduto è stato l'anno scorso, ecco. Ma mi pare dopo il mercato estivo, non anche quello invernale. Quindi insomma anche quello magari pesa. Ma parlo Cairo, proprio nel giorno dell'inaugurazione del canale tematico, febbraio. È chiaro che da quando c'è il canale tematico certe comunicazioni ufficiali te le devi aspettare lì, Alessandro, inutile che ce la però manca magari il confronto, magari Petrachi potrebbe spiegare perché ha scelto Sadik, c'è altre cose che magari non spiega se non c'è un contraddittorio. Però Petrachi non è un presenzialista, quindi caratterialmente non è un presenzialista. Non ha una dialettica da comunicazione e probabilmente ne è conscio, e quindi Petrachi è uno che sta nell'ombra, cioè un uomo che opera al dietro le quinte, non però fa, cioè, allora, ufficialmente il direttore generale è Comi, ma il potere veloce da Petrachi. Ma Comi, allora è difficile quando io faccio una società con tre soggetti, è difficile poi capire cosa fa uno, cosa fa l'altro, perché poi un po' tutti fanno un po' tutto, no? Cioè, e quindi in questo contesto, mentre Sinisa ad esempio è uno discretamente presenzialista e con una forte dialettica comunicativa, quindi io non vedo, tra l'altro, tra i negativi di Petrachi, non è che voglio fare l'avvocato difensore di Petrachi perché non ne ha assolutamente bisogno, ma tra i negativi di Petrachi ho visto cose che non sono colpa di Petrachi, perché poi il direttore sportivo c'ha il libretto d'assegni, mica il suo, cioè, quindi se gli do un certo libretto d'assegni può portare certi risultati, se non gli do un certo libretto d'assegni non posso poi lamentarmi che ho la panchina corta per colpa sua. Parlo degli amici del Tor Club, Mamma Caio di Alessandria, che però ciao, anche Alessandro. Se il nome è dedicato a Mamma Caio, se c'è da fare qualche polemica voglio fare. Ma devo dirti che sono più preoccupato oggi che non domenica mattina, perché non vorrei che questa vittoria sul Cagliari portasse avanti quello che prima o poi deve succedere. Perché sento parlare tanto bene, però io ho parlato con molti tifosi dove ha allenato il nostro mister, non c'è nessuno, quasi pochissimi lo rimpiangono, te lo posso assicurare. Ma soprattutto vorrei ricordare un'altra cosa, dati numerici. Dall'anno scorso, quando abbiamo vinto prima di Natale col Genoa, 1-0 su gol di Belotti, dove Genoa ci ha dominato dal principio alla fine, vorrei ricordare che nelle ultime 34 partite ne abbiamo vinte 10, di cui 6 l'anno scorso abbiamo battuto il Pescara, abbiamo battuto il Palermo, abbiamo battuto il Chievo, abbiamo battuto il Sassuolo l'ultima, tanto per rendere l'idea di come si è comportato il nostro mister.
perché noi tutti ricordiamo due favolose partite contro la Fiorentina e con la Roma, e sembra che per, che del settembre, quando magari noi andavamo ai 100 all'ora e gli altri invece andavano molto più piano, ma poi dopo abbiamo sempre penato, soprattutto il fatto che adesso ha cambiato il gioco, no? Perché voleva aiutare il suo pupillo Gliais, che tra l'altro si sta dimostrando un giocatore molto valido e tutto, e che si impegna veramente, per me si impegna tutte le domeniche, sì. E qualcosa di bello te lo dà Gliais, quindi lasciamo perdere questo. Però l'anno scorso, anche quando faceva il 4-3-3, tu hai battuto il Pescara, hai battuto il Cagliari, hai battuto sta gente lì, tutto il 2017 è incalando. Il suo gioco lasciamo stare, perché tutto lì, poi se vogliamo parlare di gioco ne parliamo dopo, perché voglio prenderti troppo tempo. Però purtroppo come si risolve questo, diciamo, questa situazione? Pari con me? Sì, nel lungo periodo? Bisogna cambiare il manico subito. Ecco. Questo è l'idea di tanta gente, perché domenica c'eravate allo stadio? Brevissime. Allora, quando ha detto il nostro mister, hai sentito il freddo? E tra l'altro poi Veneri, che è un personaggio troppo intelligente e tutto, si è messo lui a gridare... Sì. Nome e cognome, ecco, avvocato, però questo per tutti i giocatori, esatto. L'unico che ha ricevuto qualche applauso è stato Beroni. Beroni è in pausa, allora vi anticipo, poi il tema sarà, ma se il Torino ha già in mente il prossimo anno Davide Nicola come allenatore, no? Questo è il nome, allora se mi ha via non deve venire un Mazzari che vuole il progetto, ma vuole un cosiddetto traghettatore, ci vuole. Questo è se andasse via Mihajlovic, oppure si continua con Mihajlovic fino a fine stagione. Ricordiamo che Mihajlovic ha l'innovo automatico in caso di qualificazione in Europa League. Però abbiamo 27 secondi fino alla pausa, quindi ne parliamo quando torniamo. Clelia, se hai qualche email prima della pausa? Sì, allora per quanto riguarda i tifosi, non sono molto d'accordo con quello che ha detto Cairo. Dicono: quando si perde in silenzio, quando si vince in prima fila davanti alle telecamere. Poi falsità e banalità, presidente e mister stanno infangando la nostra squadra, quindi molto polemici i nostri tifosi. Continuate addolcita magari. No. Vabbè, già solo per il commento su Calvarese mi è quasi simpatico. Così lo salviamo. Adesso ci dobbiamo fermare un po' per un attimo di pubblicità, ma rimanete con noi, continuate a chiamarci al 011 248 9697, scriverci tramite mail orgogliogranata@grp.it. A tra poco. Terza parte di Orgoglio Granata, bentornati, ho puntato di base perché sono vinto, tornato in Europa League, ma veniamo alla settimana pesantissima in cui ha rischiato molto la panchina Mialo, ce ne parleremo, avremo anche collegamenti telefonici importanti tra poco, ma iniziamo con le rubriche, iniziamo con Regaliamoci un sorriso, che precede poi il vero o falso. Allora, vediamo Regaliamoci un sorriso, poi capirete perché, vediamo. Adesso attenzione, i nomi di tutti gli spettatori della curva sud, settore H, che erano presenti alla partita. È una domanda da oltre un miliardo, abbiate pazienza, non possiamo mica regalare i miliardi. Scusi signor Mike, lei preferisce che cominci da sinistra a scendere in basso oppure da destra a salire in alto? Come vuole, da qualunque parte. Allora, José Ferreiro da Silva, Serginho do Nascimento, Francisco Marinho Filho, Francisco Abrau de Tolcocorito, Carlos Araújo, Raimundinos dos Santos e Tobias Miglior Fernandes, Maria Rosa Ferreiro, fidanzata di Nelson Cavaquinho, questo però a casa perché aveva l'influenza, Abel Santos, Paulo Atran, Jorge Mendes, Paolo Carvalho, Garcia Mendes e infine, signor Coniglio, non mi cadrà mica sull'ultimo nome, forza. No. E infine Garcia Ignazio Barroso, questi di cittadinanza paraguayana, l'unico. Non basta, detto, un altro sforzo, signor detto. Coniglio. Detto quanto manca, signor Mike? 10 secondi mancano, ancora un ultimo sforzo, signor Coniglio. Detto. Forza, detto. 5 secondi. 4, 3, svelto, 2 secondi. E un carcamagno! Un carcamagno! Un carcamagno! Ha battuto tutti i record della squadra di quiz. Forza, facciamogli un bel applauso, bravissimo, complimenti, signor Coniglio. Allora, questo è il buono sconto, Centro Brunelleschi, il nostro sponsor, il centro dentistico, per questo problema rivolgetevi. Allora, ovviamente è un cacchiamagno perché adesso c'è il vero o falso, il film era il film di Paolo Villaggio, Sogni mostramente proibiti,
Calcamagno, insomma, ha fatto un po' la storia. E invece mi facendo sì. Clelia, che è il momento del pit stop. Esatto, adesso è il momento di un pit stop da Cozzo Gomme in via di Gione 2C, angolo Corso Francia. Ecco. Cozzo Gomme, il gommista di tutti i tifosi, ti aspetta per il cambio delle gomme invernali. Non cambia le gomme perché ha preso la macchina, nuova. Si è fatta con la Fedelta nuova, gli Aich, che il giorno della contestazione ha pensato di farsi, come ha scritto anche Fagai, al Filadelfia. Come se l'avvocato prendesse un Van Gogh e se lo fa portare in ufficio. In tribunale, no? In tribunale. Quindi non ha bisogno del cambio gomme, ma certo, poteva evitare, diciamo. Poteva... Quella cosa lì la dice lunga sul giocatore. No, anche guardando in maniera bonaria, diciamo che ha voluto farla vedere ai tifosi, perché ormai... Arroganza e presunzione. No, perché i soldi gli danno, cioè ormai l'ingaggio del giocatore glielo pagano i tifosi, visto che l'ingaggio viene pagato con i soldi di TTV, e sono i tifosi che pagano, ha voluto far vedere ai tifosi come grazie spende i loro soldi. Regalo. Esatto. Il momento però, vero o falso, avvocato, tocca a te. Vero o falso, non so se sai come funziona, hai già visto, io solo dire vero o falso, e poi eventualmente puoi puntualizzare. Abbiamo una foto, iniziamo dalla prima. La prima domanda è fatta. No, vero o falso? È vero che l'assegno che ti diede nel 2005 il presidente Caio, tu non l'hai ancora speso, per arrivare al tuo, cioè non l'hai mai incassato. Non l'ho conservato. Non l'hai mai avuto incassato. Conservato. Quindi l'ho vero, conservato. Vero, vero. Vero. La seconda, il tuo in FC... Premesso, è un assegno da 617 euro. No, ma qua non l'hai mai incassato. È un assegno da 617 euro. Che ci fa, non l'hai incassato. Non l'hai incassato. Vero o falso invece, allora, il TOR 76-77, ti chiedo, dico subito, ti chiedo se il TOR NFC segue ogni attività dell'Associazione Italiana, dell'Associazione Granata Ex Calciatori, lo segue con grande affetto, con grande partecipazione, vero o falso? Oltre il falso. Oh. Oltre il falso. Oltre il falso. La terza domanda... Però ho capito lo spirito, ecco cosa faccio. Bene. La terza foto è sempre Caio, perché è sempre lui. La domanda è: se tu fossi presidente del Toro, parleresti anche dopo le sconfitte o solo dopo le vittorie? Parleresti anche dopo le sconfitte? La domanda. Tendenzialmente parlerei come presidente solo dopo le sconfitte. Dopo le vittorie lascerei i giocatori a parlare. Quindi è vero, cioè la domanda è: parleresti anche dopo le sconfitte? È vero. Sì. La quarta vero o falso, se tu fossi stato presidente la scorsa estate del Toro, Belotti l'avresti venduto perché quest'anno è un po' demotivato. Probabilmente è vero, probabilmente è vero. Cioè, comunque non ci fai un progetto su di lui. L'hai tenuto un anno, ma non ci costruisci un progetto futuro, perché l'hai tenuto un anno sapendo che comunque più di un anno non avresti potuto tenerlo. Per cui tanto valeva per incassare subito e costruire una squadra. L'ultima foto, l'ultima volta che è andato al Philadelphia, arrivava in bici da Crotone, il prossimo anno in bici alla Philadelphia, fa qualche chilometro in meno, sia Davide Nicola allenare il Torino nel 2018, è stato dal 2018. Sarei contento col vero, perché Davide Nicola lo trovo un ragazzo meraviglioso, ho avuto occasione di conoscere un ragazzo meraviglioso. Ma sarei anche contento del falso, perché io non sono così contro Sinisa, ecco, quindi diciamo che se Sinisa portasse a compimento quello che ha promesso, non vedo perché va cambiato. Ecco. Faccio una domanda maliziosa, ma veramente non la so. Ma siccome è il rinnovo automatico Mihalić in caso di Europa League, il Toro in Europa League, se venisse esonerato e venisse Mazzarri e andasse in Europa League, il rinnovo è automatico comunque? No. Eh sì, il rinnovo automatico. È automatico comunque, se no? Contrattualmente, se contrattualmente lui ha un rinnovo parametrato su un dato oggettivo, sì, in questo caso la qualificazione, se tu non lo rinnovi, cioè il contratto si rinnova automaticamente perché si realizza la condizione sospensivo-risolutiva. E a quel punto il contratto è valido, quindi devi esonerarlo e prendere un altro e gli paghi l'annualità. Vado agli amici del Talk Club, mamma Caio, abbiamo parlato di tanti temi, la vostra opinione. Giuseppe, presidente. Esatto, sì. Ma allora, guarda, su Mihajlovic
dovresti essere magari una volta sul pullman quando torniamo dalle partite. Ieri sera c'era uno che diceva: dimmi di nuovo cosa ha fatto il Toro oggi. 2-1 ha vinto, tre volte me l'ha chiesto, perché non ce lo ricordavamo più. Nelle ultime partite siamo tornati a casa sempre con le pive nel sacco in un modo o nell'altro. Mihajlovic, secondo me, qualche colpa ce l'ha, soprattutto nell'insistere su un modulo che è da PlayStation. Io quando giocavo alla PlayStation, che non vincevo gli ultimi 5 minuti, mettevo 12 punte e, cioè, secondo me comunque, pur non avendo dei grandissimi giocatori, ha smembrato un po' anche il centrocampo, cioè, poi vabbè, gli infortuni sono stati non a suo favore, perché abbiamo visto ieri sera che con tutti i centrocampisti, facendo due cambi, perché poi non li ha neanche usati tutti, se si mette a posto qualcosa. Un esempio, il secondo gol a Firenze: ha sbagliato uno stop Baselli, Benassi, ahimè, certo. Benassi ha fatto tutto il campo da solo, ha fatto l'assist per il gol, nessuno che l'ha contrastato, perché c'è il vuoto lì in mezzo. Sì, c'è uno in meno, insomma, con modulo a due, col centrocampo a tre, come ieri la squadra mi sembra un po' più equilibrata. Fiducioso anche per l'Europa League, la domanda, cioè se la nottata è passata e la vittoria di ieri è un po' il crocevia della stagione, cioè, vedremo un Toro col nuovo modulo, con Belotti che ritorna, e quindi il Toro che può lottare almeno fino alla fine per l'Europa League. Per lottare fino alla fine speriamo proprio di sì, perché adesso poi vedremo con l'Inter di fare almeno un punto e poi di riuscire poi a battere anche il Chievo. Che è il minimo. Adesso oltretutto abbiamo anche la rosa poi praticamente al completo, quindi c'è stato anche questo, un po' questa umiltà anche di Mertens, finalmente dopo una serie di risultati negativi riuscire anche a fare una squadra un pochino più quadrata, anche con dei cambi non sempre spregiudicati, per vincere a tutti i costi, che poi non riusciva, cambiava l'equilibrio, ma era poi una cosa negativa, non era... Quindi vedremo poi cosa alla fine speriamo. Ecco, chiedo invece un giudizio, perché allora, nelle critiche che abbiamo sentito quest'anno c'è stata pochissima, quasi nessuna critica al presidente, perché in effetti il presidente il suo dovere l'ha fatto, ha tenuto Belotti, si sì, ha venduto Benassi. Non ha preso un sostituto. Ha venduto sì Benassi e Zappacosta, ma sono offerte importanti. Se pensiamo a Fiorentina, Atalanta e Lazio, che hanno venduto praticamente i migliori giocatori, lui li ha tenuti, ha dato a Mihajlovic quelli che voleva, ha preso Petrachi quelli che gli suggerì. Insomma, mi sembra che Caio quest'anno tutto sommato non abbia colpe, insomma, infatti non ci sono critiche nei suoi confronti. Sì, ma io più che altro ce l'ho tanto con Mihajlovic per il fatto che Caio gli ha dato quello che ha voluto e sta facendo male. Ventura, io non sto a giudicare, cioè non sto a dire, a fare preferenze o cose varie, però Ventura aveva giocatori come D'Ambrosio, che adesso D'Ambrosio è diventato qualcuno grazie a Ventura, Glick, cioè ha avuto, io mi ricordo l'anno in B con Glick ce l'avevo, non lasciamo proprio sì. Perdere, quindi Mihajlovic ha quello che voleva, ha Niang, che insomma lui ha puntato, e io anche ero fiduciosa in Niang, però le prestazioni... Ma ieri ha bocciato, ieri la partita di ieri è sintomatica. Ma per forza. Nella partita in cui si giocava la panchina ha preferito Belotti Zoppo, cioè Belotti non al meglio, ma Sadiq e Niang. Però io non mi fido neanche di questo cambio modulo che ha fatto ieri Mihajlovic, perché l'ha fatto perché aveva proprio l'acqua alla gola e rischiava. Ma lo terrà, secondo sì. Me rischia allora di farlo. Detto, in realtà ha detto, poi ne parliamo dopo, che potrebbe tenerlo con le squadre non di alto lignaggio, ma quelle un po' più deboli, perché Val di Fiori garantisce qualche geometria in più. E cosa fai con le squadre di alto livello? 4-2-3-1. Ammazza, sei un gran genio però. Centrocampo vuoto. Sento di senso le parole. Vado in zona Clelia, se hai qualche mele o se no vuoi. Sì, c'è un tifoso abbastanza difende Mihajlovic, dice che è il grande segnale della squadra, che ha dimostrato di essere gruppo. Solo i tanti infortunati hanno impedito di vedere il vero valore dei ragazzi, che devono essere sempre sostenuti, quindi non dà colpa mia, io c'è almeno uno, ce l'abbiamo. Va bene, mi faccio vedere il gioco che ha visto, così ne parliamo. Adesso andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi, continuate a chiamarci 011-248-9697 e a scriverci orgogliogranata@grp.it sulla nostra pagina Facebook Orgoglio Granata. Tra poco. Bentornati a Orgoglio Granata, leggo anche i numeri, le statistiche mi manda Massimo Fiandrino. Il Torino oggi ha gli stessi punti che aveva
un anno fa, quindi la vittoria sul Cagliari ha sistemato anche questo dato statistico, anche se c'è il problema della porta troppo spesso violata, e da Benevento che il Torino subisce almeno un gol a partita, anche se poi ieri quello col Cagliari è stato influente. Chiedo all'avvocato, ex presidente Marengo, di vedere magari i prossimi turni, perché in effetti quello che preoccupa sono più che altro le trasferte. Il Torino andrà due volte a Milano e una volta in casa della Lazio, questo prima di Natale. In casa c'è il Chievo, poi ci sono sfide delicate con Atalanta, che è uno spareggio Europa League, Napoli. Vabbè, Napoli non contarlo perché c'è un... Noi abbiamo tre partite a zero punti, che sono Lazio, Napoli e Inter. Quelle sono a zero punti. Già domenica di Zidane. Ma sono a zero punti anche per le nostre avversarie, quindi non cambia dei fini. Non incide, tu dici. Non incide. Dopodiché io distingo i punti da raccogliere e i punti da guadagnare. I punti da raccogliere sono quelli col terzo campionato, cioè dall'Udinese in giù. I punti da guadagnare, dove bisogna fare un pareggio in trasferta, una vittoria in casa, sono quelli col Milan e l'Atalanta. Perché se noi riusciamo a tenere questo sistema, cioè fare il massimo di punti con dall'Udinese in giù e fare pareggio in trasferta e vittoria in casa con le nostre dirette concorrenti, l'Europa ce l'abbiamo. Certo che secondo me ancora di più adesso, Alessandro, pesano quei quattro punti buttati via contro Verona e Cagliari. Assolutamente. Facciamo un applauso, abbiamo al telefono il combinatore Beretta. Buonasera combinatore, grazie per noi. Buonasera a tutti. Buonasera combinatore, è stata una settimana intensa per i tifosi del Toro. Qui in studio abbiamo l'avvocato Marengo, che è stato presidente all'epoca dei lodisti. Abbiamo gli amici del Toro Club Mamma Cairo di Alessandria, tra gli altri. Buonasera commendatore. Buonasera. Tutto bene? È stata una settimana, diciamo, difficile. Poi però, avvicinandosi alla domenica, le cose andavano meglio, perché le avversarie dirette per l'Europa League perdevano. È sempre di buon auspicio quando i ragazzi dell'Academy sfilano allo stadio prima della partita, hanno sostenuto i giocatori, c'è stata la vittoria sul Cagliari, il ritorno di Belotti, il ritorno al modulo dell'anno scorso, insomma, possiamo dire che siamo tornati alla normalità, siamo andati un po' al sereno finalmente. È stato un mesetto un po' buio, adesso si è riapparsa la luce. D'altronde non è che avessero disimparato a giocare a pallone, probabilmente c'era dei problemi mentali e forse anche il cambio di modulo ha riportato un po' più di prudenza e quindi le cose si sono messe bene. Adesso è domenica da cercare di confermare questo momento particolare. E poi commendatore, sottolineo ovviamente la generosità di Belotti, che non era al 100% ma ha giocato, è stato in campo 96 minuti, nel finale abbiamo visto talvolta con le mani sui fianchi, è proprio stremato ma voleva restare in campo, l'abbraccio del giocatore Mihajlovic, l'abbraccio tra il presidente e Mihajlovic nel tunnel, insomma, no. Senso di coesione bello, importante. Tutto bello. Sì, Belotti è stato secondo me determinante, perché la sua presenza vuol dire bene o male uno o due giocatori che lo curano, e poi ha fatto, io non mi aspettavo, anzi temevo da un momento all'altro, invece ha fatto 90 minuti davvero condottiero, ecco, è andato tutto bene, dai, si è rimesso la situazione si è rimessa alla normalità, ecco, adesso bisogna vedere, bisogna avere, e poi la scoperta bene, cioè scoperta Ansaldi sì. È stato molto bravo e niente, tutto bene, e il recupero anche dei due centrocampisti Acqua e Obi, capito? Ecco Ansaldi, perché ricordiamo la storia di Ansaldi è incredibile, lui è arrivato l'ultimo giorno come sostituto di Zappacosta, che è stato venduto, c'è stata l'offerta al Chelsea l'ultimo giorno, un'offerta sinceramente rinunciabile. Ansaldi ha anche il vantaggio che oltre a destra può giocare a sinistra come ha fatto ieri e gioca bene. Gioca bene. Come tutti gli argentini si integrano subito in una squadra, ha dimostrato davvero di essere fondamentale anche nel gruppo. Sì, senz'altro. Adesso bisogna sperare nell'infermeria, che sia sempre vuota
e andare avanti con coraggio, perché dopo il temporale viene sempre un sereno, ecco, bisogna pensare a questo, insomma. Ecco, meno da poi lei che è un grande esperto di calcio, insomma, a parte le prime 5 squadre che hanno un altro passo, mi sembra insomma che il Torino possa giocarsele con Atalanta, Sampdoria, Fiorentina, anche il Milan, per gli altri due posti che valgono l'Europa League. Sì. Alla fine l'obiettivo è quello. Sì, quello è vero, bisogna. Però attenzione che le prime sei si stanno staccando dal gruppo, è lì il problema. E c'è una Sampdoria che viaggia bene, insomma. Però il campionato è lungo, attenzione, siamo al primo di novembre, quindi c'è tempo per recuperare tranquillamente. E adesso bisogna affrontare tutto con coraggio e stare uniti. Il presidente è stato bravo a dare gli stimoli, ma non creare panico lui stesso. Vediamo un po' come va il proseguo della situazione. Sì. Allora, l'ultima domanda gliela faccio sulla primavera, che aveva iniziato un po' male, poi la vittoria nel derby e poi sabato 3-0 a Firenze, quindi anche la prima di Coppitelli. Abbiamo bisogno che i giovani ritornino anche loro alla normalità, a primeggiare come hanno sempre fatto negli ultimi anni, insomma. E quindi anche lì io sono un tifoso accesissimo dei ragazzi, più che tutto, perché in fondo è un po' la speranza. Poi adesso abbiamo il Philadelphia, sì. Philadelphia nuovo va onorato al meglio, insomma, capito? Certo. E quindi vediamo un po', dai. Con coraggio un po' tutti, capito? E viva il Toro! Allora speriamo che questo weekend sia stato il crocevia per il Toro della stagione, speriamo veramente. Noi commendatore la ringraziamo, la salutiamo con grande affetto e sa che quando il Toro vince noi la chiama volentieri, quindi per sentire la spesa vogliamo Toro. Che il Toro vinca. Va bene. Forza Toro! Grazie, avanti, sempre forza Toro! Grazie commendatore per il suo intervento. Sì. Si parlava di Belotti, tra l'altro oggi è anche tornato a parlare sui social dopo sui la social, vittoria. Perché in realtà intanto già un passo. Cosa ha detto sui social? No, niente, che era felice del ritorno, del suo ritorno e ovviamente della vittoria della squadra, andiamo avanti così. Quindi, ecco. Ecco, Belotti, è ovvio, Mihajlovic aveva bisogno in qualche modo di una garanzia per si giocava il posto, però Belotti sicuramente ha dato disponibilità anche se aveva il ginocchio fasciato, però stai 96 minuti, credo un po' abbia assistito Mihajlovic, cioè, ma anche lo stoicismo del ragazzo. Ha recuperato prima del previsto, ha lavorato molto bene in questo tempo in cui è stato fuori per infortunio, ma Belotti è un ragazzo molto serio da questo punto di vista, non stupisce infatti anche che abbia recuperato così in fretta. Anche l'anno scorso aveva subito un infortunio nella prima parte di campionato, sì? Ed era tornato anche in quel caso prima del previsto. È un ragazzo molto serio che lavora molto sodo, ha voglia di giocare, ha voglia di farsi vedere, ieri si è visto anche la partita che ha fatto, pur non essendo al top della forma. Allora, adesso il mio figlio invece è Fabio Agostino, perché allora, l'abbiamo fatto sperando che sia di buon auspicio per Mihajlovic, perché in realtà, siccome giovedì l'aveva dato per spacciato, si faceva il totale allenatore, vediamo se, noi speriamo che Mihajlovic resti fino alla fine e resti anche il prossimo anno, vuol dire che il Toro è andato in Europa League, ma se le cose si complicassero, se la panchina di Mihajlovic tornasse in Milico, vediamo quali sono i nomi, le percentuali a chi sono fatte. Abbiamo sentito anche nomi un po' strani, il famoso Toto allenatore. Il favorito è Mazzarri, che mi ha dato il 50% in questa tabella. Yuhu. Poi abbiamo messo, è un po' anche lì difficile fare le tabelle. Souza, Paolo Souza, Cosmi. Ha firmato per il Milan. Guidolin, chi ha firmato per il Milan? Paolo Souza. Ecco, chi è che ti piace più di questi? Nessuno. Allora, permetto una cosa, il problema è un altro. Allora, un po' di mesi fa ho avuto la possibilità di parlare. Per gli altri c'è anche Stelloni, se parlo di tanti nomi. Sì, di parlare Stelloni, con un tuo collega che stasera vorrei ricordare Gino Bacci, che ieri è mancato, Livornese Doc. Bravo. Voglio fare un applauso perché era un grande. In questa telefonata mi disse, mi ricordo ancora benissimo, dice: Fabio, purtroppo io da anni, praticamente 24,
che vedo il Torino FC ma non vedo il Toro, perché lui se lo ricordava sì. Il vero Toro, no? E lui aveva sempre questa ideologia, questa idea, dove lui pensava che erano i giocatori che facevano vincere un allenatore. Difficilmente l'allenatore sì, faceva... Mi hai detto però, ti spiego perché ti dico questo, Ale, perché al di là di chi viene, dal mio punto di vista, tra tutti quelli, ovviamente te l'avrei detto Sosa, ma secondo me andrà a finire al Milan Sosa, ma è il mio parere quello. Allora, il discorso però, vedremo quella lista, che i primi due sono allenatori per il progetto, mentre invece se... i favoriti quello, sono bravissimo. Nicola Longo, c'è allora, un presentatore, quindi più io penso che venga per 6-7 mesi. No, però Ale, permettimi. Allora, escludere Mialuci adesso dal progetto che ha voluto lui con questi giocatori e metterne uno che dovrebbe essere anche l'allenatore del prossimo anno, adesso come adesso non ha senso. Ci vorrebbe un anche traghettatore. Perché è il giocatore che ha voluto Mialuci, ma ovvio, ci vorrebbe un traghettatore. Io prendere Mazzarri adesso, che sappiamo benissimo che comunque lui mediaticamente non è eccelso e perdonami, Cairo questo lo guarda molto, un 3-5-2 che fa puntualmente Mazzarri con i giocatori che abbiamo in rosa attualmente, con la partenza di Zappacosta oltretutto, per me in questo momento è improponibile, per cui andrei su allenatori più nuovi, fare uno scout su allenatori nuovi e bravi. Faccio degli esempi: Barcellona tanti anni fa Guardiola, il Sassuolo adesso prendere un traghettatore, cioè venisse ipoteticamente, ma non verrebbe, uno giovane disposto a fare un 4-3-3 semplicissimo, uno giovane che ha bisogno di rilancio. Sì. Vengo dopo da Agostino, siete un po' evasivi però sul tema tutto allenatore, vado da Clea se qualche email o se vuole lanciare la pausa. Sì, abbiamo un tifoso che comunque commenta la partita di Torino-Cagliari dicendo che al di là del fatto che abbiamo vinto sono rimasti i soliti difetti di impostazione del gioco, la squadra è sembrata incerta nei fraseggi, c'è sempre l'istinto di entrare in porta con la palla al piede invece di tirare appena se ne ha l'occasione, anche se poi alla fine ci abbiamo provato. Adesso andiamo in pausa, ma rimanete con noi, continuate a chiamarci al 011 248 9697, a scriverci tramite mail orgogliogranata@gvp.it e sulla nostra pagina Facebook Orgoglio Granata. A tra poco. Quinta parte di Orgoglio Granata, ben tornati, ovviamente una stata particolare in cui commentiamo con gioia il Torino tornato al settimo posto, ma commentiamo anche la settimana difficile, soprattutto di Mihajlovic, fortemente in bilico, forse anche il pareggio gli sarebbe costato ieri sera la panchina, e comunque la panchina che rimane minata, perché prestazioni come quelle di Firenze potrebbero nuovamente rimetterlo in discussione. Si sono parlati dei possibili successori di Mihajlovic, il tuo allenatore chiede ad Agostino, che saluto, insomma, cosa ne pensa di questi nomi che ha sentito, e se Mazzarri, ricordiamo, ha ancora in contatto con il Watford, quindi ha chiesto probabilmente a Cairo la stessa cifra che guadagna attualmente stando disoccupato, quindi una cifra che tra due anni intorno ai 5 milioni, forse quello ha un po' salvato Mihajlovic, ipotizzo, datemi conforto, ipotizzo sì. Bene Andrea. E poi Mazzarri non sarebbe venuto per 7 mesi, pretendeva il contratto anche per il 2019. Poi prendiamo magari qualche acquisto a gennaio, eccetera. Gennaio, chiaro. Voleva delle garanzie. Vi fermo, dobbiamo avere il collegamento telefonico, una leggenda ganata, ossia Riccardo Maspero. Ciao Riccardo! Ciao a tutti, buonasera. Ciao Riccardo. Parlavamo di allenatori, perché sai che è stata una settimana difficile per Mihajlovic, sono stati accostati al Torino tanti nomi, da traghettatori a uomini di esperienza come Mazzarri, Paolo Sosa, insomma tantissimi allenatori. Tu che idea ti hai fatto di questa situazione fino almeno a ieri mattina? Ma che non aveva senso tutto questo grande rumore attorno a Sinise, perché ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso, quest'anno non è partito benissimo, però nelle ultime giornate il Toro ha trovato anche squadre di un certo spessore, gli è mancato Bellotti nel momento in cui potevano fare il salto di qualità, e secondo me la sconfitta nel derby più che la partita di Verona, secondo me ha segnato un attimino quello che era il cammino del Torino, perché stava andando bene, si pensava che il derby potesse cambiare l'andamento del campionato, invece quella partita lì purtroppo ha dimostrato ancora che la Juve era troppo superiore, e lì si è accusato un attimino il colpo,
e dopo si è faticato, perché la Serie A è dura, la Serie A è un campionato difficile e come detto prima l'infortunio di Brotti ha complicato un po' tutto, però diciamo che la vittoria di ieri ha riportato subito il Torino in una posizione di classifica diciamo degna, ecco, di quelle, ecco, che sono le aspettative, ecco, forse con un punticino ancora in più, un paio di punti in più, però in piena corsa per le, secondo me per l'Europa League. Ecco Riccardo, ti chiedo perché tu sei il classico 10, ti piaceva farti chiamare il Jolly, no? E nel Torino c'è un Jolly Ljajic, e forse per trovare una collocazione migliore a Ljajic, Mihajlović ha un po' scombussolato il modulo dell'anno scorso. L'anno scorso 4-3-3, quest'anno per mettere Ljajic in punta è uscito con questo 4-2-3-1 che però un po' squadrito al centrocampo. Ieri è tornato al modulo con Ljajic sulla fascia. Ecco, è valsa la pena secondo te cambiare tutto l'assetto per far andare al meglio Ljajic? Ma guarda, io sono sempre pro giocatori di qualità, pro giocatori che possono romperti la partita in qualsiasi momento, perché io reputo che ci siano tutti in Italia, tutti gli allenatori sono bravi, tutti gli allenatori sono forti, tutti gli allenatori studiano le partite per vincerla nel miglior modo possibile. Allora tu cosa devi cercare? Di trovare l'alternativa che l'allenatore avversario non possa preventivare, e avere la possibilità di avere gli AI, cioè un giocatore che in qualsiasi momento ti può spaccare la partita, come la giocata che ha fatto sulla su Ansaldi, che poi ha messo una gran palla. Certo. È stata una gran giocata, e allora devi usufruire di questi calciatori. Secondo me invece Sinisa, per da fuori, per come posso dirla io, può essere un po' andato in difficoltà su Niang, che è un giocatore che lui ha voluto, un giocatore che tanti si aspettano perché ha delle grandi qualità, però ha tradito le aspettative finora. E lui per cercare di, magari molte volte ha messo la squadra non nel miglior modo possibile per farla rendere, ma per facilitare più magari l'inserimento di Niang, e questo ha portato effetti negativi, anche se reputo Niang un giocatore che quando troverà la giusta condizione, quando si inserirà nel miglior modo possibile, può essere quello che regala i punti UEFA. Quindi tu sostieni come Mihajlović che non sono stati 15 milioni un po' buttati via quelli per Niang, è un investimento utile alla fine? Beh, è un giocatore che mi piace, è un giocatore che non ha grandi inventiva, però è un giocatore che ha forza e che ti salta l'uomo, è un giocatore importante. Poi se lui ha fatto spendere questi soldi è perché ci crede, perché l'ha allenato e sa quello che può rendere, per cui insomma non penso che si sia divertito e si diverta a prendere giocatori sbagliati, ecco, anche perché quando un allenatore si espone per un giocatore vuole andare sul sicuro. Certo, poi il presidente te lo fa un po', te lo puoi infacciare. Ecco, poi, invece parlando di te Riccardo, tu non sei più sotto contatto col Mantova, dico bene? No, Mantova è fallito, io avevo un altro anno di contratto, però adesso ecco, sono... Il Mantova è fallito, vedo che il nostro pubblico è abbastanza contento, perché è stata quella rivalità col Mantova ovviamente nello spareggio del 2006. Ovviamente. Sì, ecco. Sì. Ma loro invece mi attaccavano un attimino, essendo stato del Toro. Ecco, non hai trovato un bel ambiente a questo punto di vista, Mantova? No, però io ho risato subito dicendo che insomma il Torino ha meritato di andare su e per il Mantova ci deve essere altre situazioni. Poi loro sono stati sfortunati che hanno trovato delle altre disavventure, però sai, il calcio è questo. Poi io sono un professionista, adesso io sono allenatore del Mantova, gli ho sempre detto rispetto al Mantova, però quello che è stato il mio passato non si può certo, rinnegare, ecco. Ecco, quindi ricordiamo anche che quindi Riccardo Maspero, se qualche società ha bisogno, quello è importante. Ad Alessandria, abbiamo gli amici del Toro Club, mamma caro di Alessandria. Alessandria come va? Chi allena adesso Alessandria? Alessandria non va benissimo. Non va benissimo. Sta andando molto bene. Alessandria, pur avendo una rosa competitiva. Ha sfiorato la Serie B lo scorso anno. Cioè. Una bella squadra Alessandria. Purtroppo è partita un po' male. Bisogna vedere. Vi auguro di rialzarsi il più presto possibile, perché insomma il presidente in questi anni ha investito parecchio e meriterebbe qualche soddisfazione. Certo.
Senti Riccardo, sappiamo che tu segui sempre con altissimo affetto il Toro. Ti chiedo se quello che hai visto nelle 11 giornate fino adesso ti fa pensare che il Torino possa ancora lottare per il sesto o il settimo posto che vale l'Europa League. Non ti dico primi 5 perché c'è un abisso, ma per il sesto o settimo che vale l'Europa League, pensi che il Toro possa lottare fino in fondo? Ma sì, secondo me sì, perché anche detto c'è ancora tante carte da potersi giocare, di conseguenza deve solo riuscire a trovare quello che è l'assetto giusto, riuscire a trovare un po' di tranquillità che c'era all'inizio perché viveva di rendita sullo scorso campionato, poi ti ho detto la sconfitta nel derby ha un po' creato qualche problema, adesso deve ripartire, deve ripartire dalla vittoria di ieri che non è stata una vittoria facile perché Cagliari, visto il primo tempo, ha fatto anche una buona partita sulla ripartenza. E quando vai sotto in casa in un momento delicato come poteva essere quello di ieri, ha avuto un'ottima reazione, magari non giocando benissimo, però facendo vedere di avere grande spirito di sacrificio e grande voglia di rimontare, perché poi quando giochi in casa hai sempre i tuoi tifosi che sono sempre il 12° uomo in campo, per cui ieri gli è andata una grossa mano, come ha detto anche Sinisa, che non hanno mai mollato, e questo per un giocatore è troppo importante, sentirsi sempre i tifosi vicino. Ti ringraziamo Riccardo, ci ha fatto molto piacere sentirti, e quando passi da Torino sai che noi ci siamo, e ovviamente sai quanto ti seguono con affetto i tifosi del Torino, e in bocca al lupo anche ovviamente per la tua carriera di allenatore. Facciamo un applauso ovviamente all'amatissimo Riccardo Mastro. Grazie mille. Volevo andare anche di un'altra squadra, dagli amici del Cagliari Club di Rivoli, che insomma ieri hanno vissuto in maniera diversa dai tifosi del Torino questa mattina. Pensavate che una volta passato il vantaggio il Cagliari potesse tenere il vantaggio, o temevate che il Torino rimontasse, temevate Belotti? Ma io penso che quando il Cagliari, il primo tempo, diciamo che a me mi ha fatto una buona impressione. Come diceva l'allenatore Lopez prima della gara, diceva che se il Cagliari non si abbassava, diciamo, giocava alto, poteva fare la sua partita. In effetti è vero, quando ha giocato un po' alto, diciamo, ha tenuto anche le redini del gioco in mano. Io l'ho visto molto più dinamico il Cagliari, pensavo che riuscisse a portare a casa un risultato positivo, adesso non so se il pareggio oppure no. Comunque diciamo il Toro vi è piaciuto fatto... via... ma il Toro deluso. In confronto alla partita dell'anno scorso che ce ne avete date 5 diciamo. no diciamo c'è stato un peggioramento da parte del Toro dal punto di vista del gioco e un miglioramento forse non del Cagliari, diciamo, dal punto di vista dinamico l'ho visto migliore. Solo che il Cagliari è come il gambero, no? Fa un passo avanti e due indietro, come a Ferrara. Io ero a Ferrara, abbiamo fatto una partita, abbiamo vinto 2-1, poi ho detto adesso abbiamo queste due in casa con lo Sassuolo e col Chievo, potevamo prendere, e invece ha fatto due passi indietro, no? È così, come l'hai visto il Toro, i tuoi compagni d'avventura? Ecco, Antonello, come l'hai visto? Io ho visto il Toro, l'ho visto benissimo, il secondo tempo... molto bene, qualche errore c'è stato anche a parte di Belotti, ma è comprensibile. Microfono più vicino. Ho visto un po' il nostro portiere, sulle rimesse non mi è piaciuto tanto. Stava decapitando Vaseli. Ti diamo con gli amici, poi torniamo da voi. Comunque sempre portato l'uguale, perché... anche se sono del Cagliari. Sì. Quanto so qui. Avete salvato la panchina Mihajlovic, qualche tifoso abbiamo salvato del la panchina Mihajlovic, in effetti sottolineato. Siamo andati allo stadio speranzosi di ottenere qualcosa di più, naturalmente da buon tifosi, e dopo un primo tempo così non troppo brutto da parte del Cagliari è venuto fuori il Toro, che ha dimostrato la sua forza maggiore, e quindi la partita è andata come è andata. Se devo essere proprio onesto, direi che la partita non mi è piaciuta troppo, perché non ho visto grandi cose né da un lato né dall'altro, lo confermano anche i fischi che si sono sentiti allo stadio, quindi speriamo che un domani ci sia qualcosa di più. Tu bisogna ringraziare il difensore del Cagliari che nessuno ha picchiato Belotti, perché Belotti poi da altre porte invece ieri hanno avuto discreto rispetto. Tanto di cappello per Belotti, che si vede che è un ragazzo che ci tiene, che ha grandi possibilità. Hanno avuto rispetto per l'attacco d'azione. Che grande orgoglio ha avuto.
Vado da Clelia. Sì, ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, ma rimanete con noi qui su Orgoglio Granata. A tra poco. Bentornati a Orgoglio Granata, vado da Clelia per chiedere email e poi ricordiamo per chi volesse telefonare che da adesso prendiamo le chiamate. Sì, da adesso prendiamo le chiamate, sempre allo 011-248-9697. Intanto vi leggo dei nostri amici che ci scrivono che quando le cose non vanno bene è giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità, i giocatori in testa. Poi c'è chi altro invece un po' più positivo, dice lo spogliatoio è con Mihajlovic, unica cosa positiva di ieri è stata la grinta, ma il gioco sempre non ci siamo. Ecco, quindi abbastanza, veramente il Torino non ha giocato benissimo, ma la partita da portare a casa con le unghie e con i denti e la portare a casa direi con le unghie e con i denti. Adesso, prima di tornare a parlare dell'attualità e anche dei prossimi turni, è il momento del Brindisi Santeo che dedichiamo al libro Lo scudetto rubato. No. Via, oltre la linea di porta. Ecco la stessa azione vista dal basso. L'arbitro, in seguito alle proteste dei giocatori del Torino, consulta il guardialinee e in un primo momento, indicando il centrocampo, convalida il gol. Proteste dei giocatori della Sampdoria, nuova consultazione del guardialinee e Barbaresco annulla definitivamente la rete. Il capitano Giofarino andò più volte dal guardalinee, Lippi spinse la palla al di là della linea, alla fine il guardalinee, così ci hanno contato, ammise che la palla era superata la linea, ma fu fischiata, come dice Aldo, carica sul pallone, cioè il presunto fallo sul portiere che non c'è. Insomma, a voi cosa vi aveva detto l'arbitro o l'assistente in quel momento? Ma certamente il gruppo attorno all'arbitro era anche abbastanza parecchio, per dire la verità, quindi a capirsi era anche... Non era molto facile, però bisogna ammettere che insomma l'errore l'ha fatto grosso, perché in effetti io ti devo dire che io e Crivelli eravamo a 2 metri dalla respinta di Lippi, quindi poteva benissimo carambolare di nuovo addosso a uno di noi, la palla rientrava, io avrei voluto vedere cosa succedeva, l'annullava 2 volte, cioè io dico veramente quel gol lì è stato clamoroso. E di qui l'idea è stata quella anche di inserire un romanzo, perché all'interno c'è una storia tra due persone, tra una donna e un uomo, che poi si capirà chi possano essere in modo immaginario. Non possiamo mettere i nomi perché questo è un mondo tabù, purtroppo il calcio è un circolo chiuso, quindi i nomi non si fanno mai, anche se poi alla fine a furia di indagare sono venute fuori tante cose, tante curiosità, e per quanto riguarda i tifosi del Toro tante amarezze e verità, perché alla fine scava dopo 45 anni si scoprirà che c'erano tante cose dietro e che in effetti forse una squadra doveva vincerla ed è quella che poi ha vinto. Non lo dico io, non lo dicono solo le testimonianze e quanto abbiamo raccolto, lo dicono anche le persone che hanno vissuto quel momento, e ti dirò di più, ci sono anche persone che hanno anche militato nella Juventus, e quindi se lo ammettono loro vuol dire che forse qualcosa c'era. Dunque, Lo scudetto rubato, scritto da Francesco Bamardo e Gino Stripoli, ne parliamo anche in Orgoglio News domani mercoledì, sia domani che mercoledì alle 19.30, 20.30 nel corso di Orgoglio News. Invece torniamo all'attualità, abbiamo lasciato dei temi in sospeso, abbiamo lasciato in sospeso anche gli amici del Tocca al Mamacaio, ma riprendo da Emilia, che in effetti ho fatto parlare poco fino adesso. Allora ti chiedo, con l'ottimismo della ragione, se vedendo i prossimi turni, noi dicevamo l'importante è quando torni Belotti il Torino non sarà troppo staccato dal settimo posto. Sì. Oggi è attaccato al settimo posto, settimo, strano, non me l'aspettavo. Sei convinta che con Belotti il Torino possa, magari qualche partita la perderà, ma in casa quantomeno possa vincere, quindi lottare, stare attaccato, non finire nel limbo come si temeva fino a qualche giorno fa? Ma io me lo auguro, il problema è che questo modulo non valorizza Belotti, e da lì è anche un problema. Dici, per il modulo fino a sabato, quello di ieri, sì. Sì, ma me lo auguro, cioè ieri ovviamente Belotti non ha potuto giocare al meglio e meno male, perché se poi si fosse infortunato di nuovo, sì, lì sarebbe stato un grossissimo problema, più di quelli che abbiamo. Dicevo, il modulo che ha adottato fino a poco fa non l'ha assolutamente valorizzato,
e questo non va bene né per lui né per Cairo, perché ad oggi sicuramente non vale più 100 milioni. E io mi auguro che però che possa tornare decisivo e possa tornare a fare i suoi bellissimi gol che l'anno scorso ci hanno fatto tanto esultare. Avvocato, dicevamo che il problema è che ieri diciamo, Belotti ha potuto giocare il piccolo trotto a Milano, mette altre partite nelle gambe, poi però lo aspettano due battaglie in tre giorni con la Svezia per le qualificazioni per il mondiale. Il motivo principale per cui io ho vissuto molto male il fatto che Belotti sia stato messo in campo ieri è proprio per questo, cioè, se noi lasciavamo Belotti in tribuna ieri e con l'Inter, noi avevamo la certezza che Belotti non sarebbe stato convocato in nazionale, perché assumersi un rischio, che Belotti rischi di possa farsi male per la nazionale di Ventura, personalmente io veramente non me ne frega niente della panchina Ventura, insomma della nazionale di Ventura non me ne frega niente, io voglio Belotti nel Toro, non la nazionale di Ventura. Clelia, poi torniamo nel dibattito. Sì, abbiamo con noi Enrico al telefono, buonasera. Buonasera a tutti e Forza Juve. Enrico scherza, perché lo conosciamo da un po' che ci mancava. Enrico, ciao Enrico. Ciao. Allora, ti ascoltiamo. Ho visto la partita ieri e mi è piaciuta più o meno. Ho sentito l'ultima email che ha letto Clelia su Sinisa Mihajlovic, che lo difendeva, e quella a me non è piaciuta per niente. Abbiamo capito. Allora, io dico una cosa: chi difende un pagliaccio? Non possiamo dire. Perché quello per me è un pagliaccio. No, non si può dire, Enrico. Inaccettabile, non puoi fare. Non ti piace, dai, però non si può dire così, scusami. Siamo in TV, non puoi dire. Sai quanto ti stimiamo, non puoi dire parole così. Grazie Enrico, oggi non è informato. Cassato. Che no, non si può dire, ovviamente. Chiediamo scusa a Mihajlovic, non gli piace, uno può esprimere il suo dissenso, ci mancherebbe. Torniamo a Belotti, vabbè, in effetti, vedremo, ieri ha giocato sotto un po' sotto una gamba sola. Ovviamente questa settimana aumenterà i carichi, penso che possa essere vicino al top contro l'Inter, e lì sarà già una battaglia, e poi le due battaglie contro la Svezia capiremo se Belotti ha pienamente recuperato. Sì, il problema è che non sarà ancora al top contro l'Inter. E quando giocherà contro la Svezia sono due partite delicatissime. In tre giorni. La Svezia si gioca la qualificazione mondiale, quindi non andando tanto quelle leggere. In tre giorni. I difensori svedesi contro Belotti non andranno tanto per le leggere, penso. Sicuramente no. Quindi lo sanno con quelle Cagliari che hanno avuto rispetto. Vado, abbiamo con noi Gianluigi al telefono. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Gianluigi. Buonasera. Voglio vedere anch'io il bicchiere mezzo pieno per la partita di ieri col Cagliari. Abbiamo sofferto come bestie, però obiettivamente sono tanti gli spunti positivi che riescono a farci vedere il futuro con un po' più di ottimismo. Il rientro dei lungo degenti, Mihajlovic che finalmente ha abbandonato quel modulo che francamente stava diventando indigesto. Io quello che penso alla vigilia della partita con l'Inter è che secondo me anche gli Aic dovrebbe essere momentaneamente lasciato in panchina. Lo dico sinceramente, ripensando soprattutto al fatto che il modulo che Mihajlovic aveva usato fino a sabato scorso era stato fatto proprio per valorizzare gli Aic, però onestamente nelle ultime uscite gli Aic si divertiva più che altro a giocare a nascondino piuttosto che a prendere in mano la squadra nei momenti di difficoltà. Ripensando a quello che era successo negli ultimi minuti della partita di San Siro dell'anno scorso, quando gli Aic purtroppo accusò qualche problemino. Forse col Milan, però dovete andare in bagno. Esatto. A me piacerebbe che stavolta magari quei problemi gli venissero alla vigilia, così per una volta, anziché fare l'indisponente, magari farà l'indisposto. Però quindi scusa, senza gli Aic che modulo immagini? 4-4-2, Belotti e Iago di punta? Ipotizzo? No. Ma sarebbe follia pensare di provare Berenguer al posto di Vlahovic?
Non magari piace dico... moltissimo a Mialo Spender. Capito, ma se non lo fa giocare non puoi valutarlo. Non gli piace proprio, non è ecco. Non gli piace, ma anche a me piace lui oppure me lo devo tenere. Non gli piace proprio. In realtà è stata più una scelta, un'operazione firmata di Ferrati più che di Mialo. Tant'è che quando, prima del campionato, quando voleva Niang, disse adesso voglio un titolare. La salutiamo Gianluigi, insomma. Ah, Alessandro, solo una cosa, sì, l'Inter in questo momento sta facendo 1-1 con il Verona, quindi forse se ce la fa il Verona, è vero che gioca fuori casa l'Inter, magari, perché non pure noi. Eh beh, certo, no. Da un punto di vista sarebbe meglio che vincesse l'Inter, Sì, così perché più due volte di seguito non sbaglia. Però ecco, andiamo tutti. Sarà l'eccezione, spero. Grazie Gianluigi, grazie mille. A voi, arrivederci. Vediamo in pausa, dopo ti chiedo Massimo che modulo vediamo con l'Inter, perché torna anche l'Incon disponibile e dobbiamo capire se Sadiq è bocciato, penso è fin lì, cioè doveva essere bocciato prima ancora di giocare, ma neanche vedremo, però Clelia mi dice dobbiamo fermarci, dobbiamo fermarci adesso, andiamo in pausa, ma continuate a chiamarci lo 011 248 9697 e scriverci tramite email orgogliogranata@grp.it. a tra poco. Siamo parte del Goglio Canato, ben tornati, siamo lasciati col gruppo a Milano, Massimo De Marzi di Torino Oggi, scusate pubblico, se è domenica, vedremo il 4-2-3-1 con Niang, perché diciamo la verità, si continua a giocare la panchina a Milano, cioè se parli 2-1 pazienza, ma se perdi 4-0 e prendi una bambola con la pausa siamo al punto da capo. Siamo di un punto a capo. Mialovic ieri scherzando ha detto che giocheremo col modulo a farfalla con 5-5-5. Non lo so, la logica secondo me sarebbe quella di proseguire su questa linea con il 4-3-3. Torna anche in con, quindi hai anche abbondanza sotto campo. Finalmente, perché capisco, l'unica cosa che posso capire di Sinisa è che anche volendo cambiare, fino a un paio di settimane fa avevi davvero i giocatori contati lì in mezzo. Adesso per fortuna l'emergenza sembra passata, però questa squadra ha bisogno di proteggere meglio la propria difesa, perché se tutte le partite tu prendi gol o addirittura ne prendi due o c'hai l'attacco del Barcellona o di strada, vedi un centrocampo di Muscolai in con Basellia qua assieme? Potrebbe starci, tieni conto che Obi al pari di Belotti l'hai recuperato coi cerotti ieri e non credo che una settimana di lavoro certamente lo metteranno Icona qua in sesto, e Baselli con Obi punto subentario e poi Obi carta qua. Da giocare magari a gara in corso, abbiamo visto ieri come ha spaccato la partita col suo ingresso, forse dall'inizio avrebbe fatto certamente più fatica, però secondo me per provare a giocarsi alla San Siro è fondamentale proteggere meglio questa difesa e tenere il centrocampo. Magari a sinistra, ecco. Ansaldi a destra e anche questa variante in più. Ah sì, Ansaldi di sicuro da tenere. Ma gli amici del Toro Club, mamma Cagliari del Sanne, cosa ne pensate? Dicevamo, a Milano vi aspettate il ritorno al 4-2-3-1 o pensate che dovrà giocare come ieri, cioè come, che è il modulo poi dell'anno scorso? Io sono assolutamente a favore di questo modulo qua che è stato usato col Cagliari. Con tre punte non quattro. Assolutamente, cioè, quello che diceva lui di proteggere la difesa è sacrosanto, fondamentale. Quest'anno abbiamo una difesa che secondo me nei singoli è superiore decisamente all'anno scorso, però rischiano di fare la stessa figura di quelli dell'anno scorso perché comunque cioè, ci sono le praterie lì in mezzo. Cioè non c'è filtro, c'è da capo. Io assolutamente andiamo ai tuoi lati. Sì. Io ho letto in un'intervista che invece teneva Mialovic il contrario, di tornare al vecchio modulo con le squadre più sì, allora diciamo il centrocampista, un Val di Fiori che dia geometria con le squadre più piccole. Letto. E infatti invece personale. Con l'Inter spero che invece non torni al modulo vecchio. Ecco, perché in effetti sei convinto che si continua a giocare la panchina Mialovic, cioè che non sia al sicuro da un esonero, cioè uno 0-4 come a Firenze, una legnata a Milano rischia con la pausa in mezzo del campionato rischia di ma è tutta la sera che siamo qua che parliamo, che diciamo, non ho sentito uno che dice che il Toro gioca bene, tutte le interviste quando ma
Forse sei interessato a farci giocare male. Comunque, il problema è che non ha un'identità, cioè la Fiorentina ha un'identità, la Sampdoria un'identità, la Sampdoria gioca molto bene, la Sampdoria gioca molto bene. Il Toro non ha un'identità ancora adesso forse. E abbiamo dei difetti anche strutturali di come giochiamo, cioè partendo ad esempio, quando facciamo le ripartenze dal portiere abbiamo solo un modulo, quello di fare il giro palla, lancio lungo, poi 8 su 10 sì, la perdiamo. Palla persa. Non abbiamo neanche uno schema sui falli laterali, ogni volta che abbiamo un fallo laterale non sappiamo chi dare la palla. Poi domenica, non so se l'avete visto, la prima volta che mi sembra di vedere sui calci d'angolo a sfavore, cioè contro di noi, 6 sulla riga dell'area piccola, 4 sulla riga della, e quelli del Cagliari tutti liberi in mezzo. Questo è uno l'ho schema, visto io, l'ho visto io. È uno? È uno schema. Sì, gli altri sono liberi. Vabbè, però non ha segnato, ma sempre abbi pazienza, No, sa uno schema, quando è così è una zona, però battono su nuovo, dai, non è che sono fermo. Posso concludere solo questo pensiero qua sui calci d'angolo? Sempre visto che se tu ne tieni 3 a metà campo, gli altri ne devono mettere a 4 e marchi di nuovo in area, marchi ad uomo, che è la cosa sempre migliore da fare, e questo non si fa. E poi non abbiamo parlato, l'ultima cosa, poi taccio. No, parla. L'arbitro è stato una cosa indecente domenica, perché quello che ha fatto solo negli ultimi 2 minuti, cioè, e poi non aveva voluto già Pedro, il fallo su è una cosa vergognosa, ma non siamo mai capaci di difenderci una volta. No, il presidente pubblicamente a Sky ha anche detto con Calvarese i punti valgono d'occhio. Sì, ma ricordiamo il precedente di Pedro, è mica solo quello, Inizia lì la storia. E poi quello che non mi piace, e poi concludo davvero, è il comportamento che tiene con i giocatori, in questo senso il nostro mister. Allora, Maxi Lopes è una lavatrice, va bene, poi lo metti da parte, stai zitto e non gli dici queste cose sui giornali. Berenguer non gli piace, 2 domeniche e l'ha messo da parte, che è un giovane che viene dalla Spagna, però 21 anni. Non è stata una sua scelta. Pedro. Non importa. È stata. Deve però, cercare che arrivo subito. Però, scusa Massimo, perché la tecnica Niang, il suo pupillo è Niang. Mi scusi. C'era un giocatore dopo 2 partite. 10 partite Niang ha fatto pena. Perché Niang lo deve recuperare quando giochi in trasferta, non quando giochi in casa. Scusate, mi venga subito. Scusami, poi finisce. Dobbiamo recuperarlo perché non è così scarso, però Niang ha già giocato nel campionato italiano, sa come ci si deve muovere. Berenguer 2 partite giocate male l'hanno messo da parte. Visto che gli piace tanto parlare chiaro ai giocatori e alla gente, dovrebbe farlo con tutti, non con alcuni sì e altri e figliastri. Berenguer è una scelta di Petrarchi, Niang è una scelta di Mihajlovic. Occupo il suo ruolo. Ma io sono tifoso del Toro, non sono tifoso né di Niang né di Petrarchi. Paga quello Berenguer il fatto di essere alternativa a Niang. Ecco perché non può andare avanti. Mi spiace che sia in contrasto con l'avvocato. Quest'estate a Mihajlovic. Da quando l'ha visto in Italia, cioè, passare un allenamento non è mai piaciuto. È una scommessa. Il Torino deve fare anche delle scommesse perché è una società che deve anche generare plusvalenze come le genera la Fiorentina, la Lazio, l'Atalanta, tutte. E quindi, giustamente, però a lui, evidentemente, non è piaciuto. I numeri di Massimo Fiandrino, poi vado da Fabio D'Agostino. I numeri di Massimo Fiandrino ci dicono che a Milano ultimamente il Torino ha cancellato quella striscia lunghissima. Ricordate, il Torino non vinceva non ha vinto dal 1988 calcio di rigore di Capitan Cravero fino al 2015 gol di Moretto al 94esimo. Ha vinto poi l'anno dopo 2-1 Molinaro e Belotti con l'Inter rimasto in 9. L'anno scorso sconfitta sfortunata 1-2 doppietta di Icardi. Solo un giocatore Torino del Toro ha segnato una doppietta a Milano contro l'Inter. Meggiolini, un famoso 2-2. Quindi Meggiolini ha questo. A questo punto, Fabio, insomma, sei preoccupato per San Siro? Fossi Mihajlovic, saresti preoccupato per la sua panchina a San Siro? O visto che l'Inter è una squadra che ha ambizioni diverse, comunque la sua panchina non è in pericolo? Dipende, tu hai fatto la domanda giusta agli ospiti e concordo, nel senso, quando un allenatore si trova a quei livelli lì è sempre sulla graticola, basta un qualcosa che possa sbagliare. Ad esempio, io faccio un esempio che dire una cosa che qua non è ancora stata detta, che mi fa veramente arrabbiare. Se noi andiamo a vedere la migliore difesa in Italia qual è? Me la voglio pronunciare. Siamo d'accordo? No, non credo sia quella. Non è la Juve?
No, la Roma. In generale, in questi anni, come mentalità, qual è? E guarda la Juve. Se noi andiamo a vedere, e non lo dico io, lo dico i giocatori anche importanti, ex giocatori, la Juve sui calci d'angolo marca uomo. Noi non marchiamo a uomo. Io continuo a dire. Il problema non è il calcio è molto importante. Però non è il tallone d'Achille il calcio d'angolo quest'anno. Però, ma molto più peso. Ale, quando tu sei in inferiorità numerica e l'uomo che ti avanza e perdi puntualmente l'uomo sugli incroci, e il Napoli l'altro anno è stato un esempio lampante, marca uomo. Non puoi giocare così, Ale, soprattutto con il centrocampo 2 che non va a coprire la difesa. Sul calcio d'angolo, ripetiamo che l'anno scorso c'è stato più gol, poi, anche perché aveva poco peso e pochi centri. Sì, sono anche alzati i giocatori, Ale. Ma ieri è stato fortunato in un paio di occasioni, perché nel secondo tempo c'è stato un colpo di testa di Capuano, se ricordo bene, uscito di poco, e poco dopo in quel Pavoletti di testa, che è la portiera centrale. E si segue la parata anche perché abbiamo cos'è la diagonale. Ecco subito, vado Agostino, poi torno in fila. Avvocato, un attimo solo. Agostino, cosa ne pensi di è una partita in cui Mialo ci continua a rischiare la panchina? È una partita a rischio? Cioè, se anche perdesse, poi tanto c'è il Chievo in casa, quindi ci sarà questa altalena tra la zona Europa League e il decimo posto, insomma, perché sono 5 squadre in 2 punti alla fine. Assolutamente è a rischio come lo era nelle partite trascorse, non è ancora scongiurato quello che è il vulnus, chiamiamolo così, esatto. Però io sono fiducioso, essendo tifoso non sono mai obiettivissimo, comunque penso che il Toro possa fare bene e lui nuovamente salvarsi, e poi deve cercare di migliorare sotto tutti i profili. E dipende anche da come perde. Vengo dopo. Vediamo che no. Non c'è ricordo. Sì. Mira, allora, quindi ti chiedo però anche un giudizio sulla difesa, perché abbiamo passato le prime settimane a elogiare un culù come fosse il difensore che mancava da tempo. Però vediamo, fa delle belle partite, però ogni tanto si addormenta. Anche sì, vero, ieri ha avuto delle incertezze. Ti piace un culù? Ma io quando l'ho visto all'inizio ero la prima ad essere stra entusiasta di lui. Però Fabio, effettivamente... Fabio. Però effettivamente qualche partita così, qualche momento così l'ha avuto anche lui nelle sue partite. Quello che non si può assolutamente toccare è Moretti, per me. Rispetto all'anno che scorso. Che però Moretti gioca perché manca Lianco, cioè diciamo. Lianco però non ha fatto bene. Lianco è assolutamente un degno sostituto di Moretti, ha dimostrato grinta e tutto, anche nel derby mi ricordo è stato forse uno dei tre meno peggiore, che avevo salvato, esatto. Parliamo ancora di Inter, vado poi da Clelia. Sì, adesso ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, ma rimanete con noi qui sul Gol di Granata. A tra poco. Ciao, allora, parte di io. Buonasera, vi piace ovviamente. Da una parte c'è la soddisfazione per quello che è tornato in Europa League, ma anche in zona Europa League. Ma anche la consapevolezza che non tutti i problemi sono risolti e soprattutto non tutti gli equivoci tattici sono risolti, perché il Torino recupera un po' di giocatori soprattutto a centrocampo, ritornerà Belotti, forse anche abbondanza in difesa, anche se si è fatto male Bonifazi, no? Sì, un infortunio muscolare, adesso lo valuteranno. Bonifazi va discorso di Berenguer, cioè Bormio serviva per valutare se Bonifazi è pronto per il Torino o se dovesse andare alla spalla farsi un anno di ossa comunque in Serie A, invece Mastro Torino non gioca così. Sì, in realtà il caso Berenguer è ancora peggio di quello di Bonifazi, sì. Perché quando Bonifazi Mihailovic l'ha valutato e ha considerato che fosse una riserva, Berenguer invece è arrivato come titolare per il 4-2-3-1, perché c'era già un altro esterno sinistro nei tre dietro a Belotti che era Boget. Invece Mihailovic si è fatto anche bocciatissimo il terzo esterno, attaccante esterno di sinistra. Le colpe di Mihailovic, la grafica, abbiamo detto le colpe che alcuni giocatori, scusate pubblico, lo vengo subito, sono stati bocciati subito, cioè alcuni giocatori proprio con le colpe di Mihailovic, alcuni proprio non li vede, però non li vede, gli ha proprio messo una pietra sopra, cioè il problema è già da settembre, che arrivare a gennaio cercare di piazzare Boget. Non vai da nessuna parte così, non vai da nessuna parte. Perché riduce l'organico già non... Non è quello di valorizzare al meglio i giocatori che ha, Alessandro, anche quelli che non gli piacciono. Esatto. Non è che te li devi far piacere, però comunque un dovere di un allenatore è cercare di tenere tutti i giocatori sulla corda, perché se poi pubblicamente dice ma quando questi entrano fanno peggio di quelli di prima, non è che li motivi al massimo. Esatto, poi però capisco,
dire che ti è arrivato, è stata la scelta di Petrarca, una scommessa, ma ripetiamo, giustamente il Torino deve cercare di fare delle scommesse per generare plusvalenze. Però Boyer e Gustafsson li avevi già l'anno scorso, se sapevi che tanto non ti piacevano, potevi farli andare via in prestito. Poi quest'estate si parlava di dar via qua e tenere Gustafsson, cioè ma robe da matti, proprio assurdo. Era qua che voleva andare in Inghilterra. No, era una fatta, una scelta più economica. Era un certo tipo. E anche, ecco, torniamo anche su Benassi, perché in settimana si parla tanto su Benassi che ha fatto il gol, ha fatto... ecco, però specifichiamo, è vero che non era negli 11 di Mihajlovic, però è stata anche una scelta economica, comunque la Fiorentina ha dato 13 milioni, una buona, c'è una scelta di tecnico-societario o più tecnica? 50-50, quando è arrivata l'offerta economica importante il Toro l'ha lasciato andare via perché Mihajlovic non ha assolutamente opposto resistenza, perché tanto non lo considerava un giocatore né di prima fascia e forse neanche di seconda, cioè era una sorta di alternativa dell'alternativa, e quindi a questo punto si poteva dar via senza problemi. Però forse nelle settimane scorse, quando c'era quella penuria in mezzo al campo, se sarebbe arriva. Voluto tornare utile, ecco. Anche qui lì ti chiedo, Andrea, ad esempio il caso di Benassi è un po' significativo, no? Perché credo che magari Petrarchi invece l'avrebbe tenuto, visto che sì. Il Torino l'ha un po' svezzato, l'ha preso a buone condizioni dall'Inter, Ventura lo considera uno dei papabili nazionale, e anche lì, no? Si vede la differenza magari tra alcune idee del direttore sportivo e alcune idee del mister. Mihajlovic ha voluto passare al 4-2-3-1, l'anno scorso aveva provato un paio di partite a fare il mediano a 2, ha visto che non era il suo ruolo e l'ha bocciato definitivamente quest'estate. E ha avallato la cessione tranquillamente, senza pensarci troppo. Se il Toro avesse continuato a giocare con il centrocampo a 3, penso che in realtà Benassi sarebbe rimasto. Sì. Ma invece con il passaggio al 4-2-3-1, Mihajlovic non l'ha più visto. Però adesso che c'è no, forse c'è il campo a 3, magari Benassi. Ma mi sa che non durerà ancora tanto il centrocampo a 3. Già penso che domenica contro l'Inter il Toro tornerà a giocare. Quindi con Niang. Con Niang a sinistra, il 4-2-3-1, Rincon e Baselli. Per Niang quella di domenica sarà un'occasione importante. Avvocato, vale la pena rischiarsi la panchina per Niang a San Siro con l'Inter, che è una squadra che a San Siro non concede niente. Insomma, adesso sta vincendo 2-1 col Verona, una squadra insomma che lascia pochi punti. Non sarebbe meglio una tattica più accorta a San Siro? Beh, non mettere Young sarebbe comunque la tattica migliore, a prescindere da se poi giochiamo a 3, a 5, a 7, a 9. Ma il, però io ho sentito proprio Sinisa ieri sera la Domenica Sportiva, proprio sulla vicenda Young, quando gli hanno detto che lei ha voluto, lui ha ribattuto dicendo che la società e io abbiamo voluto. Cioè, per questa storia che l'ha voluto a tutti i costi lui, cioè non è che gli altri hanno detto vabbè ti do l'assegno, perché non è nello stile Cairo e non è nello stile Petrarchi dare così degli assegni. Per cui diciamo che probabilmente Niang è stato un acquisto condiviso, quello di Niang, perché di fatto Niang era l'attaccante o la seconda punta che costava di meno sul mercato, perché... 15 milioni alla fine però. Sì, ma l'altro ne costava 20, Zapata. Quindi alla fine, dovendo per il pubblico, per la tifoseria, comprare un giocatore da mettere davanti, di fianco a Belotti, quello che costava meno era poi Niang. Sì, però anche lì a me risulta che Zapata invece era il giocatore che avrebbe voluto Petrarchi. Mihajlovic ha detto in conferenza che Zapata sarebbe arrivato nel caso andasse via Belotti, cioè sostituto naturale di Belotti. Petrarchi avrebbe visto bene una coppia Belotti-Zapata con gli Aici dietro, con un modulo diverso, col 4-3-1-2. Vedi che di nuovo c'è questa disparità di vedute. Ecco. A Petrarchi il giocatore preferito in quel momento era Younes. L'avrebbe voluto a tutti i costi. Mettere Younes a sinistra costava tanto, ma se poi andiamo a vedere quanto ci è costato Niang, più o meno quanto Niang più Berengar, 22 milioni. Ovvio. Ecco, questo è avvocato che era vengo subito che Mihajlovic è stato in bilico anche perché Cairo mercoledì, che ha visto la squadra perdere così male a Firenze, ha visto che ha speso 22 milioni per Niang e Berengar, un po' gli abbia dato fastidio, insomma paga anche quello Mihajlovic, cioè... Ma sicuramente sì, poi
l'acquisto più costoso della gestione poi Gaia. Credo che abbia anche pagato, almeno così ho letto, io non leggo questa roba qui di faccia da libro, quella roba lì non la leggo mai, ma ho dato un'occhiata però alcune cose sui siti del Dostri, quelli del Toro, quindi Toro.it, il Toro.it piuttosto è. E ho visto che c'è un certo numero significativo di tifosi che poi l'hanno pure attaccato sulla vicenda delle magliette di Anna Frank, quindi sì. Cioè, diciamo che ha avuto un momento di negatività complesso, quello sicuramente quello che ha scatenato il Putifeio, esatto. Cioè, che ha fatto la domanda, allora diceva Miano, si parlava di Belotti, a un certo punto arriva Andrea Piva e se ti chiede, si parlava di Belotti, ma la domanda prima era sponsor di Obi. Ah, ecco. Sì, ecco, però giustamente a te, perché qualcuno maliziosamente ha detto in realtà Mialic ha voluto rispondere perché essendo legato alla tifoseria laziale ha voluto un po' far finta di nulla, a glissare così. Tu hai avuto la percezione che davvero non sapesse chi è Anna Frank? Perché Mialic è vero, è cresciuto in Serbia, anzi, è 25 anni, è cresciuto in Jugoslavia, è 25 anni che è in tu, Italia. Che abbia fatto un po' il finto tonto o davvero non sapeva chi fosse? Guarda, sinceramente non lo so. Quando gli ho fatto la domanda, gli ho chiesto un parere sui fatti che erano accaduti a Roma il giorno prima, ha risposto che non aveva letto i giornali e mi ha chiesto a me cosa era accaduto. E quando gli ho spiegato, mi ha guardato chiedendomi ma chi è Anna Frank? Non lo so. Sarà furbizia. No, un personaggio pubblico non puoi fare queste uscite. Però quello non, allora, i suoi figli, ha sei figli che sono in Italia. Che tanto. Però lui è cresciuto nella ex Jugoslavia degli anni 70. Ma non è qua da magari giorni, non, no, possiamo, se generale, noi fossimo andati prima che i giornali parlassero solo più di quello. E il coso, noi fossimo andati al mercato della Crocetta piuttosto che al mercato di Corso Racconigi a chiedere alla gente al mercato se chi è Anna Franco, qualcuno ci avrebbe detto forse un'attrice, qualcun altro ci avrebbe detto non l'ha mai sentita, forse una nuotatrice. Cioè, allora non diciamo veniale, che certo, la cultura generale nostra, non quella serba, non quella serba, e quindi è più che legittimo che lui non conoscesse Anna Franco. Ovvio, però io grave. Diciamo che io è sì, molto più legittimo. No, io mi sto, no, io diciamo mi che, una cosa, che essendo uno molto molto diretto e non abituato al political correct, è andato a dare quella risposta anziché dire ma questo è il calcio, io voglio solo discutere di calcio, perché lui ne usciva bene dicendo io voglio solo discutere di calcio, non di queste cose. No, a me ha stupito invece una cosa, che in realtà io quando vedevo Mialic che aveva la Sampdoria, certe conferenze del sabato lui faceva citazioni dentesche, dell'Iliade, ma permettimi, l'Iliade e l'Odissea rispetto al diario di Anna Frank sono uno un pilastro della letteratura, l'altro è un fenomeno politico, cioè, no, adesso è un pilastro della letteratura, ma per piacere non possiamo paragonare l'Iliade e l'Odissea o la Divina Commedia ai diari Anna Frank, con tutta la stima. Vabbè, no, Io verso quella ragazzina, per quello che ha patito, per quello che ha rappresentato politicamente, fare attenzione, ma la letteratura è un'altra cosa. Cioè, nel dubbio mi dissocio perché mi sta trascinando. Comunque facciamo scherzo, ma al di là di tutto, però almeno sapere, no, l'ho già sentito il nome, non può dire, non mi ricordo, almeno l'ho già sentito. Sì, doveva essere un po' evasivo. Le sue figlie sono andate comunque a scuola. Facciamo i complimenti a Toro.it perché tra Andrea e Ivan hanno creato un po' di putiferi la settimana scorsa. Pepe è stato messo. Abbiamo ci guardato secondi. Allora, dobbiamo ringraziare e salutare gli amici del Cagliari Club di Rivoli che prima ci hanno dato le bottiglie e noi invece... Sagre, diamo quelle piemontesi di Santerno 958, gli diamo anche una bottiglia agli amici del Torcalba Alessandria e all'avvocato Maengo, poi ci sono per tutte, e anche le sciarpe devono dare nel Cagliari. Sì, certo. Allora, falle vedere e poi le diamo fuori onda. Queste sono le sciarpe, una è per l'Emilia, siccome a Cagliari Romagna ce l'abbiamo già, ci mancava l'Emilia adesso. Ce la date, no, naturalmente, l'Emilia, no? Grazie. Questa è la sciarpa, ecco, gliela abbiamo, e un'altra la diamo alla Clelia. Le consegniamo dopo, facciamo vedere. E noi vediamo le bottiglie, fagli le bottiglie che gli diamo, quelle di sponsor. Santiago 50, no, le consegniamo dopo, fuori onda. Siamo in chiusura, fermo lì, non ti muovi. Le diamo fuori onda, le abbiamo fatte vedere, siamo in chiusura, gli appuntamenti. Orgogliana torna lunedì e speriamo di commentare Sinisa.
ancora sulla panchina del Toro, e ovviamente vuol dire che il Toro ha fatto un buon risultato, e ovviamente con Golden News tutti i giorni 19:30 20:30. Grazie per averci seguito, buona settimana a tutti.